Eccoci qua, signore e signori. Allora, andiamo a parlare di come sia possibile effettivamente fare 100.000 euro al mese con l'e-commerce, ok? O comunque anche con il dropshipping, visto che si tratta sempre di e-commerce. Ora, per chi è nuovo anche su questo canale, io sono Elvis, imprenditore digitale, esperto di e-commerce. Da qua a 5 anni ho la nostra agenzia, la nostra azienda di formazione comunque consolidata già da comunque un po' di anni nel mercato dell'e-commerce pratico, quindi la formazione pratica sull'e-commerce in Italia. Ma a parte questo, come fare effettivamente 100k al mese, quindi 100.000 euro al mese con l'e-commerce? Ora, per molti sarà comunque magari un numero grande, per altri invece sarà un numero piccolo. È possibile fare comunque 100k al mese stabili con dropshipping eventualmente? Sì, ok, ma con alcune sfaccettature che andiamo a vedere adesso. Quindi effettivamente, piccola precisazione, noi ad esempio sì, ok, possiamo fare comunque anche 100k al mese netti, però comunque visto che siamo in questa penthouse a Milano, visto che abbiamo speso anche troppo, non abbiamo preso una lavagna da guru, quella super performante e high ticket, ma direttamente una lavagna adesiva e tutto. Quindi diciamo abbiamo deciso di risparmiare anche alcune volte, perché bisogna farsi un po' di calcoli, quindi adesso vediamo anche un po' di calcoli, ma spero apprezziate anche la lavagna adesiva. Ok, comunque, a parte questo, 100.000 euro, quindi come fare 100k, ok? Ora, 100k al mese. Come è possibile fare? Mettiamo caso che abbiamo un singolo prodotto, ok, che ci produce 100k al mese. Questo vuol dire che per 30 giorni noi abbiamo una media calcolata, facendo un po' di matematica, di 3.333 euro, ok, al giorno, con un singolo prodotto. Oppure, ok, la cosa migliore, perché comunque avere un singolo prodotto che ci fa 3.000 al giorno è sicuramente più difficile rispetto ad avere un prodotto, comunque più prodotti che ci fanno meno fatturato, ma che complessivamente sommando ci fanno la stessa cifra, ok? Quindi o sei veramente veramente bravo e fai comunque tra virgolette tutto quanto tu, oppure la cosa proprio migliore è avere anche più prodotti, ok? Quindi ad esempio, mettiamo caso, per essere anche un po' più semplice, 6 prodotti, ok? 6 prodotti che ci fanno 555 euro al giorno, ok? Quindi la prima opzione potrebbe essere magari anche, non so, una botta di culo, cosa abbastanza difficile perché se calcoliamo anche il fatto della vincita alla lotteria, insomma, la vedo un po' difficile, ok? Se però invece vogliamo avere le cose un po' più semplici, io ad esempio sono una persona abbastanza pigra, sono un imprenditore, quindi di per sé sono una persona pigra, nel senso che se sono qua anche a registrare questo video è perché ho del tempo libero che dedico sempre appunto a registrare, a fare business e tutto quanto, ma perché ho una struttura dietro organizzata di miei collaboratori che fanno le cose al posto mio, ok? E adesso andiamo a vedere anche il perché. Quindi o andiamo ad avere, sì, un prodotto che ci fa 3k al giorno, ma la vedo anche un po' più difficile, spero per le persone anche che iniziano, ma la cosa migliore è ad esempio avere 6 prodotti che ci fanno 500 euro al giorno, ok? Come facciamo ad avere questo? Mettiamo caso che abbiamo anche un tasso di conversione, comunque un tasso di successo abbastanza bassino, magari supponiamo che ci viene abbastanza difficile trovare un prodotto winner che può essere un prodotto su 10, quindi tasso di successo del 10%, ok? Quindi un prodotto su 10 è comunque un winner. Ora, quando chiedo spesso anche magari alle persone, ora, ma quanta ricerca del prodotto ti fai? Quanti prodotti esattamente cerchi al giorno? Quanti prodotti esattamente testi al giorno? E molte volte vedo, ma io in genere riesco a trovare 3 prodotti a settimana. Lì mi si aprono gli occhi e dico, cazzo, ma 3 prodotti a settimana? Neanche mia nonna li cioè, lei comunque sicuramente è su Facebook, è su Instagram, insomma mi mette like anche ai post, quindi è abbastanza tecnologica. Però cazzo, bisogna farsi anche un minimo di calcoli e fare un po' di matematica. Quindi, quant'è la mia percentuale di successo sui prodotti? Ok, mettiamo caso un prodotto su 10. Ok, quanto mi costa ogni test di un singolo prodotto? Magari 50 euro a prodotto, quindi per 10 prodotti possono servirci inizialmente magari 500 euro, supponiamo, per trovare comunque un winner. Ok, ora, per avere comunque 6 prodotti winner al mese che ci producono 100k, noi dovremo andare a testare comunque 60 prodotti al mese, ok? 60 prodotti al mese per 50 euro, quanti possono essere? Ok, 3k di budget per avere, ok, 100k
alla fine di vendite. Ora, non per forza deve essere così, ma sono calcoli che ti devi fare, perché è semplice matematica, perché vedo anche persone, guru, comunque formatori vari, eccetera, sia nel ramo del dropshipping, e-commerce in generale, branding, performance marketing, Facebook Ads, eccetera, che dicono la loro, quindi dicono ho sentito da Tizio Pinco Pallino che c'ha suo cugino che fa le cose un po' così, no, che è un esperto, eccetera, però poi quando bisogna avere dei dati alla mano non si ha assolutamente un cazzo. Ok, scusate anche il francese un po', penso dovrei essere meno volgare, ma a parte questo, magari andare a testare comunque 60 prodotti al mese, ok? Quindi andare a testare magari con una media di 2 prodotti al giorno e per trovare 6 prodotti che sono effettivamente winner, che ci producono 555 ore al giorno. Poi comunque un prodotto ci può portare anche magari uno di questi che ci porta anche 3K, quindi può essere anche di più, abbiamo una media generale maggiore, possiamo arrivare a fare al mese 120K, 150K, 200K e via dicendo. Ed è assolutamente possibile arrivarci. Ma come possiamo farlo? Dobbiamo avere comunque un'azienda, comunque almeno un minimo di sistema funzionale, perché se facciamo tutto quanto da soli, sì, ok, va bene, ma o abbiamo anche una botta di culo assurda, che appunto troviamo il winner un po' più immediato, o la cosa migliore proprio è avere anche delle persone dietro, o comunque un team, o comunque un sistema funzionale e che sia anche, diciamo, per una parte autonoma, che ti porti a testare tanti prodotti, che ti porti a trovare anche più prodotti winner, aumentare la tua media di successo, ok? Ora, tralasciando i nostri numeri, eccetera, anche se noi andiamo a fare 100K netti al mese, anche se vado a fare 100K netti al mese, bisogna farsi lo stesso un po' di calcoli, tant'è che alcune persone che magari anche vengono in consulenza da me, eccetera, quando gli chiedo, ma scusa, su questo store che hai e tutto quanto, ma hai una tabella dei bilanci, hai una tabella comunque dei numeri, così posso vedere le varie KPI, quanto hai di numeri, quanto è il tuo CPA di media e tutte queste cose qua. E no, però sai, sì, lo so che nel corso lo spieghi perché l'ho visto, ma non pensavo fosse così importante. E cazzo se lo è importante, perché i soldi sono tuoi, devi comunque pensare effettivamente a questo. Cioè, se tu vuoi fare comunque business, ti puoi sostenere il business, ti puoi pagare le bollette solo ed esclusivamente se guardi i numeri. Perché non è che devi essere un laureato super mega iper eccetera, essere un super cervellone che fa le equazioni, disequazioni, le trasformate di Laplace, so comunque queste cose qua perché ho fatto anche un po' di ingegneria, quindi un po' di numeri li so, ma ti basta sapere e fare addizione, sottrazione, giusto un po' di divisioni e moltiplicazioni, ok? Nulla di più, però falle, ok? Bisogna farle, prima di tutto pensare alla matematica, e queste sono cose oggettive, punto. Ok, calcoli, avere un qualcosa di organizzato come questo, un minimo, perché questo qua è semplicemente la base, poi c'è tutto un mondo dietro, e avere un sistema organizzato dietro, perché altrimenti con questi 100K al mese li vedrai solo disegnati su questa lavagna qua abbastanza low ticket, quindi non potrai comunque arrivarci. Però un consiglio che ti do è proprio questo, di farti i dovuti calcoli, di affidarti alle persone giuste, ok, di trovare le persone giuste e andare ad avere un sistema organizzato che ti permetta di fare anche questi numeri e che ti permetta poi di fare quello che vuoi, andare in giro, goderti la vita e stare qua, attaccarti le lavagne adesive sui vetri, tutte queste cose qua, ma solo ed esclusivamente se pensi appunto a questo, i numeri, organizzazione e avere un qualcosa di stabile e scalabile. Ora, quindi fammi anche sapere, mi raccomando, qua sotto nei commenti che tipo di organizzazione hai e tutto quanto, e quindi quali sono le tue difficoltà, che cosa stai affrontando di preciso che non sei comunque a questi livelli, perché determinati processi come possono essere uno store da 10K sono diversi processi di questo store rispetto ad uno store da 100K, ok? Quindi fammi sapere tutto quanto qua sotto nei commenti, che eventualmente vado a fare un video in riferimento preciso, ok? Però molto importante questo, perché se vuoi arrivare a fare questi numeri però stai testando 2 prodotti al mese, ok, questi numeri te li sogni e li vedi semplicemente scritti su questa lavagna adesiva su un vetro di una penthouse di Milano fatta così, ok? Però appunto, o fai le cose seriamente oppure mi spiace, ma questi numeri qua non li puoi ottenere. Quindi avere un po' di calcolo, un po' di matematica, avere un'azienda, un'organizzazione dietro e soprattutto datti una mossa. Ok, bisogna darsi una mossa, perché quando si tratta di business bisogna fare le cose e soprattutto sono i numeri che parlano. Ok, ora, senza andare a dilungarmi, mi raccomando, fammi sapere anche qua sotto tutto quanto. Noi ci vediamo al prossimo video, qui è Elvis, e mi raccomando, fatti un po' di calcoli e fai le cose seriamente.